Pillole di benessere. Pillole di benessere. Pillole di benessere. Buongiorno e bentrovati da parte di Monica Celegato. L'appuntamento con Pillole di benessere. Oggi un ospite, beh, insomma, adesso non saprei neanche. Aspetta che prima devo dire il sito, che è www.benessereinradio.it, dove riascoltare le nostre puntate e dove trovare un sacco di informazioni. Siamo riusciti finalmente a ritrovare il presidente dell'associazione Ridere per Vivere, che è Leonardo Spina. Buongiorno. Salve a tutti, buongiorno. Buongiorno, senta, cioè, insomma, non lo so, trovarti è stato veramente un disastro, però viste le buone notizie, Leonardo, insomma, siamo davvero felicissimi di ospitarti quest'oggi. Tutto bene? Tutto bene, io, cioè, alla fine ci siamo trovati con i cellulari, sono qua alla stazione di Orvieto a chiamare con gli spicci come una volta, che me li risputo fuori continuamente, ma io, siccome sono una persona che ama ridere, e quindi mi sto divertendo, c'è una fila di persone, dice, ma questo quanto deve telefonare, eccomi qua pronto per te, Monica, buongiorno. Buongiorno, adesso ci saranno tutti, ovviamente, le persone alla stazione arrabbiatissime, perché ci sarà proprio la fila, tutti aspettano Leonardo, ma tanto, insomma, te gli fai un sorriso, insomma, la clown terapia, la scuola della clown terapia ti servirà a qualcosa, no? Voglio dire. Assolutamente sì, soprattutto a cercare, per esempio, un telefono funzionante. Io non so quante persone all'ascolto da quanto tempo non frequentano i telefoni pubblici. Mamma mia, veramente. Ed è veramente un terno all'otto, quindi eccomi qua, vediamo di parlare prima che scada la linea. esatto, perché non si sa se abbiamo una chiamata a tempo. Allora, Leonardo, noi parliamo sempre molto volentieri della clown terapia, però tu ci devi dare una notizia davvero bellissima, giusto? Ah, io sì, direi di sì. Allora, credo che dopo quasi 20 anni di attività possiamo fare un passo importante. Ridere per Vivere sta per aprire la prima scuola italiana per clown dottori. Che meraviglia! Dove scuola si intende una situazione permanente, certamente al momento ci sono moltissimi corsi, eccetera, ma a livello strutturale non era stato pensato niente. Ci abbiamo pensato noi, insomma, che della formazione facciamo proprio una bandiera e, insomma, anche proprio un obbligo morale rispetto ai nostri alle persone che contattiamo in ospedale e altrove. È necessario che chi lavora con il dolore, con il disagio, sia preparato al massimo livello possibile. E quindi eccoci qua, insomma, con questa novità. La scuola è intitolata a Norman Cousins, sul quale forse bisogna dire una parola, perché praticamente lui è quello che negli anni 60, alla fine degli anni 60, ha documentato una guarigione da una grande, grave malattia sua, sua di lui, insomma, e mediante proprio un atteggiamento divertito e divertente, anzi, mediante somministrazione di alcune ore di risate. Questo ha aperto poi il campo a quella che si è chiamata poi comicoterapia o clownterapia o addirittura gelotologia, che è un po' il termine scientifico di questa materia. Certo. E quindi questo è il nostro padre tutelare, un po' l'inventore della comicoterapia, che è appunto Norman Cousins. E poi, che so, possiamo raccontare com'è strutturata questa scuola? Sì, certo, com'è strutturata, quello sicuramente. Cioè, tipo, allora, chi viene intanto in questa scuola, Leonardo? Allora, la scuola è aperta a tutti, ovviamente, possibilmente meglio se in possesso di un diploma di scuola superiore, ma non è dirimente la cosa. Diciamo, possono iscriversi persone che già fanno questo lavoro, magari a livello volontario, a livello anche semiprofessionale, perché è una scuola altamente professionalizzante. Insomma, noi è divisa in due step, quindi c'è un primo step che è, come dire, diciamo, la base comune per tutti per poter affrontare l'ospedale, ma
reparti relativamente semplici, quindi pediatrie per lo più, e altre situazioni. E questa parte qui dura circa 200 ore, sì. E è molto importante, noi lavoriamo sui fine settimana, quindi anche chi può lavorare, chi lavora normalmente, fa altre cose, può iscriversi e può partecipare nei fine settimana. Certo, questa è una cosa, dicevo, importante. Eh sì, perché insomma, spesso questo è un lavoro che si fa volontariamente, cioè ci si forma professionalmente e poi magari si dona il tempo disponibile. Certo. E invece ci sono anche molti che lo fanno a livello professionale e ne hanno fatto proprio il proprio lavoro, la propria professione. E noi ci rivolgiamo quindi anche a questi, quindi ti ripeto, è un corso professionalizzante, insomma. E quindi è diviso su due parti. Se ne può fare anche una sola, è come fosse un po' il primo e il secondo ciclo delle superiori, si può arrivare a fare le 200 ore se abilitati, diciamo, per conto nostro a poter operare, come dicevo, nelle pediatrie e in altre situazioni non troppo complicate, diciamo così. Poi invece c'è una specializzazione di altre 150 ore comprensive di stage in azienda, ed è una specie di, diciamo, di specializzazione. Abbiamo tre filoni di specializzazione: il clown nelle oncologie, sì. Che ahimè insomma, è sempre più richiesto, in particolare nelle oncologie pediatriche, già. E ahimè insomma c'è sempre, noi stiamo notando una recrudescenza delle malattie degenerative, leucemie eccetera, molto forte, e non si capisce neanche bene perché, tant'è che i reparti sono pieni, quindi c'è bisogno. E poi un'altra specializzazione è quella del clown dedicato al sociale, quindi i ragazzi o le persone vengono formate per operare con persone con diverse abilità, con anziani e anche nelle cosiddette, diciamo, arti circensi, quindi per poter portare la giocoleria, l'acrobatica, anche nelle situazioni sociali, quindi quartieri difficili eccetera. È un filone questo del clown sociale molto importante. Bello. Che è stato inaugurato tantissimi anni fa dai mitici Barabbas Clown, che poi erano salesiani sostanzialmente. Quindi sì, questa è una scuola un po' che deriva dagli insegnamenti di San Filippo Neri sostanzialmente, e poi è stata ripresa in grande spolvero da Milou Doukili, quello che lavorava con i ragazzi del sottosuolo di Bucarest, abbastanza famoso, lui ha avuto moltissimi riconoscimenti internazionali. Ecco, il clown sociale serve un po' a sbloccare situazioni fuori dal sanitario, però in ambiti insomma, di difficoltà sociale. Assolutamente. E poi la terza specializzazione è quella un pochino più strana, noi la chiamiamo quella del clown sciamano, e qui insomma a qualcuno si comincerà a fare delle domande su chi siamo noi, ecco. Clown sciamano della serie come stanno messi, ecco. Allora, il clown sciamano, questo il clown sciamano è interessante perché perché è successo questo? In questi anni di operosità ci siamo accorti che chi ha una centratura spirituale personale, sì, al di là delle religioni, e parlo di spiritualità in generale, e ha familiarità con concetti come energia sottile piuttosto che come multiverso invece che universo, certo, queste scienze di frontiera che piano piano si stanno affermando come delle verità che ci allargheranno gli orizzonti a dismisura, ecco, nelle pieghe di queste scienze noi abbiamo trovato che la risata, il sorriso, la modalità diciamo gioiosa di affrontare la vita, sì, appartiene anche a queste forme spirituali. Assolutamente sì. Ed può essere un'arma molto importante in situazioni difficili. E quindi questa cosa serve sia per la centratura del professionista, del conduttore, sia anche proprio per operare in maniera un po' più sottile, anche diciamo in qualche modo sfruttando canali che normalmente non si sfruttano, ecco. Certo, beh, bellissima questa. Io vorrei esprimermi un po' più con il tempo poco che abbiamo a disposizione, esatto, spiegare un po' meglio, però insomma
diciamo che oggi la magia, tra virgolette, ha assunto confini molto più ampi di quelli che aveva prima. Assolutamente. E soprattutto sì. sta andando a sposarsi con la scienza, quindi sono territori da tenere d'occhio. Io non vedevo l'ora, sinceramente. Io vorrei fare il clown sciamano, se mi è concesso, Leonardo, scusa. Io molto volentieri, ricordati che è una specializzazione, perché devi fare prima il corso. Sì, vabbè, io comincio dall'inizio, non ti preoccupare, me li faccio tutti e tre con calma, voglio dire, perché so decoccio, ma ce la farò. Allora, innanzitutto, Leonardo, tu sai che dovrai tornare, perché noi abbiamo già finito il tempo, però vogliamo sapere dove è questa scuola? Dove allora, la scuola andare? È nel comune di Orvieto, quindi molto molto centrale in Italia, abbiamo ferrovia, autostrada, c'è tutto, e però è messa in un posto particolare che si chiama la Terra del Sorriso ed è una specie di piccola tenuta con una grande palestra molto bella, con possibilità di alloggio, soprattutto con cibo biologico, un buon respirare, perché c'è un bosco molto grande, molto molto bello, e soprattutto ci sono i tramonti e quelli non li puoi pagare, ma sono degli spettacoli che tutte le sere ti sollevano l'anima e ti fanno diventare sciamano pure se non hai studiato. Va bene, allora ci si informa sul sito di Ridere per Vivere? Sì, c'è quello di Ridere per Vivere, www.riderepervivere.it oppure www.laterradelsorriso.org, che è l'altro sito, quindi laterradelsorriso.org. Tu devi tornare perché dobbiamo parlare anche della Terra del Sorriso, sì, e riprenderemo questo argomento della prima scuola per clown dottori. Leonardo, veramente state facendo un lavoro importantissimo davvero, e spero che siano tante le persone che si iscriveranno a questa scuola, perché ce n'è veramente bisogno. Grazie. Monica, grazie a te dello spazio e un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie, ciao. Ciao, grazie. Benessere in radio.it è il portale dove trovi tutto il meglio di pillole di benessere. Recensioni, notizie, anticipazioni. Tutte le puntate da ascoltare o rileggere. Benessere in radio.it. Salute, bellezza e benessere. In un click. Benessere in radio.it. Benessere in radio.it. Benessere in radio.it.